Sono Gianguido Vincenzi. Innanzitutto volevo ringraziare lo staff del Movimento 5 Stelle che mi ha dato questa possibilità di poter parlare. Volevo ringraziare Vito, che un po' mi dispiace pure che non si è presentato lui come presidente della regione, come portavoce alle comunale. Quindi lo devo esprimere sinceramente questo, perché ho conosciuto il movimento grazie a lui. Quando sono entrato è stata la persona che Roma, eh. diciamo, sì, mi ha presentato. Poi, io sono padre di famiglia, ho 53 anni, ho tre figli e sono operaio del stabilimento Iveco. Mi sono candidato a questo proprio per portare la voce degli operai, per non delegare sempre, scusate che ci sono qui avvocati o ingegneri, agli altri, a quelli che hanno titoli super, però quando vanno là non mettono in pratica le parole, la coerenza. Già in un dibattito che stava anche Vito, ho messo in punto con l'ACLI, ho messo in punto la coerenza. Quando si dice una cosa bisogna metterla in pratica, non è che poi una volta arrivato alle poltrone non si dimentica delle parole che si è detto prima. Ecco, allora io mi sono voluto mettere in prima persona a mantenere questa coerenza fino in fondo, trasparenza ma poi la verità anche un'altra, cioè dove c'è il cambiamento? Negli altri partiti, negli altri movimenti, ma dove? No, io ho fatto parte del movimento studentesco, del movimento sindacale, del movimento cristiano, ma non vedo mai, perché non mettono mai in pratica anche il proverbio famoso del Vangelo. Quello che dite, mettetelo in pratica, ma nessuno ho visto che ha messo in pratica, perciò mi sono presentato in prima persona, perché io sarò sempre l'ultimo del movimento, non sarò mai il primo, come anche nella fabbrica. Se sono operaio, mi hanno fatto la proposta di essere capo, ma non ho voluto accettare i compromessi e delle cose, perché io parto dal basso. Grazie della vostra attenzione.